Amici di Milan.soccer, eccoci qua, buongiorno, benvenuti a questo appuntamento quotidiano con l'informazione rossonera. Dunque, oggi è una giornata speciale, una giornata molto particolare, ne parleremo approfonditamente. Prima però lasciatemi ricordare un'applicazione fantastica, qui sotto, link in descrizione, numero 10, un'applicazione che vi apre un mondo e soprattutto ci parla del calciomercato del Milan, quindi ricordatevi di scaricarla, si trova proprio qui sotto, vedete qui sotto si trova anche la possibilità di iscriversi al canale, iscrivetevi, mi raccomando, perché venite con noi a San Siro, venite con noi nel mondo Milan ed è tutto gratuito. Milan.soccer 7 giorni su 7, tutte le mattine alle 6.45. Allora, dicevo, oggi è una giornata speciale, una giornata molto particolare, perché c'è la sentenza che riguarda la Juventus e riguarda evidentemente anche il Milan, ma non riguarda il Milan solo ed esclusivamente per quanto concerne la classifica, quella ci interessa, avete visto come stanno andando le cose, non ne parliamo in questo video, ne abbiamo parlato ieri, ne parleremo approfonditamente nei prossimi giorni, ci interessa perché la Juventus, in caso di oltre la penalizzazione possibile di quest'oggi, quindi la sentenza è attesa tra qualche minuto, tra qualche ora forse, potrebbe anche accadere che per la seconda parte del processo, quindi non quella relativamente alle plusvalenze, ma quella relativa ai altri reati che sono stati commessi, come ad esempio gli stipendi che sono stati spalmati nei bilanci, cosa che non era possibile fare, potrebbe rischiare, ebbene sì, l'abbiamo già detto tanto tempo fa, continuiamo a dirlo, la retrocessione in Serie B. Una retrocessione in Serie B che per quanto ci riguarda ci interessa zero, ma forse ci fa un po' piacere da tifosi, ma quello che ci interessa sono i calciatori della Juventus, quello che ci interessa sono che fine faranno Vlahovic, Chiesa ed altri giocatori che oggi sono nella rosa della Juventus e che, come è già accaduto nel 2006, se ne sono scappati. A parte le bandiere, uno su tutti, Del Piero o Buffon, ma oggi è un'altra epoca. Sono passati tanti anni da quel 2006, sono passati tanti anni. Oggi il calcio è cambiato completamente, le bandiere esistono molto più raramente, forse non esistono più le bandiere, ma attenzione, perché quella volta, se vi ricordate bene, è successo qualcosa di molto particolare, perché alla Juventus giocava un calciatore di nome Zlatan Ibrahimovic. Zlatan, lo sappiamo, è un giocatore che oggi è qui, domani è là, però si è innamorato del Milan, come non innamorarsi del Milan. Ma al di là di questo, al tempo c'era la possibilità di venire al Milan. Il fatto è che ad un certo punto, lo racconta lui anche nel suo libro e nella sua storia, si è intromessa l'Inter. E andò all'Inter. Ecco, guardate un attimo che non si ripetano oggi le stesse faccende, perché Marotta ci risulta che stia già lì come un falco ad attendere il cadavere. Ci risulta che stia volando sopra alla carcassa, sta aspettando solo ed esclusivamente che la Juventus retroceda o che magari prenda tanti ma tanti punti di penalizzazione, insomma che ci sia un anno dove i giocatori più importanti, Vlahovic, Chiesa ed altri, andranno via. E quindi noi dobbiamo essere pronti questa volta a saper bussare alla porta. Vedete, il Milan ha mostrato tutta la sua eleganza l'altra sera nell'Euro Derby, l'hanno mostrato i calciatori che si sono dimostrati degli atleti, degli sportivi, a differenza di quegli ultra in campo come Di Marco. Dunque noi abbiamo uno stile completamente diverso dalla seconda squadra di Milano,
Io capisco che anni e anni e anni di repressione, aver visto vincere sempre il Milan, oggi li fanno un po', si dice in gergo, sbroccare. Però ecco, in questo caso purtroppo anche la dirigenza si comporta un po' come i calciatori, cioè non sanno essere un po' eleganti. Ora, io capisco che molti di voi hanno commentato: noi con l'eleganza non ce ne facciamo niente, invece ce ne facciamo, perché ci rispettano tantissimo tutti gli altri club d'Europa, e mi risulta che non sia la stessa cosa verso la seconda squadra di Milano. Ora, dobbiamo ritornare alla faccenda. Oggi, dicevo, è una giornata importante, perché la Juventus, dico oggi, per intendere anche, noi stiamo registrando questo video con qualche giorno d'anticipo, voi lo vedrete appunto lunedì, oggi è sabato, e c'è Milan-Sampdoria che, pensate bene, nonostante tutto quello che sia accaduto, beh, che cosa dire, nonostante tutto quello che è accaduto, vede il tutto esaurito. Qui non c'è un biglietto. Guardate, se l'operatore gira dall'altra parte, ecco, da quella parte, guardate la fila, e siamo andati a chiedere, non c'è nemmeno un biglietto a disposizione. Quindi pensate l'amore che si prova, qui non è più tifo, è religione. Quindi in questo caso diciamo che lo vediamo questo video lunedì, ma lo registriamo sabato sera, ma già adesso sappiamo che la sentenza sarà appunto lunedì, quindi oggi, per chi lo vede questo video lunedì, sarà questa sera, e sarà una prima parte di sentenza. Non giungete a conclusioni affrettate, sarà una prima parte di sentenza, cioè solo quella relativa alle plusvalenze. Ci si aspetta un meno 9, quindi la Juve, diciamo così, ancora non è completamente staccata, ma dall'altra parte c'è da dire anche che non è finita, perché la Juventus deve subire un altro processo, quello ancora più grave, relativamente proprio agli stipendi. Ed è lì che si rischia molto, che almeno loro rischiano molto, e cioè rischiano la retrocessione. Detto questo, c'è sempre la questione UEFA. Dunque, la questione è UEFA è una questione ancora più delicata, forse quella ancora più delicata, perché lì c'è Čeferin da una parte e la gestione Agnelli dall'altra. Dico la gestione Agnelli perché nei giorni scorsi è venuta fuori una proposta da parte del nuovo board della Juventus, e cioè trattateci con i guanti bianchi, perché alla fine reati l'hanno commessi quelli che c'erano prima. Ecco, non funziona così il diritto sportivo o altro diritto, non funziona così. Funziona che comunque quando tu hai commesso un reato paghi con responsabilità soggettiva o responsabilità oggettiva, a prescindere dal fatto che poi gli altri se ne siano andati. Bene, ci sentiamo domani per commentare le sentenze di questa sera, sperando che il tutto non venga rinviato, perché ricordiamoci sempre, siamo in Italia e tutto è possibile. Vi lascio con una splendida vista del nostro San Siro, che è sempre un bel vedere. A tutti gli amici di Milan Soccer, ciao! Thank you.